Castro sul lago di Iseo omaggia i suoi pittori con la mostra collettiva Castro d'Arte, organizzata dal gruppo Castro d'Arte, con il patrocinio del Comune di Castro e la direzione artistica di Manuela Rossi, dal 31 agosto al 15 settembre, al Centro Civico di Via Garibaldi, saranno esposte oltre 50 opere di 27 artisti, di oggi e del passato, originari del paese o di adozione. La mostra intende celebrare la lunga tradizione pittorica del piccolo borgo Sebino e mettere in luce i suoi talenti e le loro opere. La mostra nasce con l'intento di omaggiare gli artisti di Castro e creare una specie di percorso di racconto che nessuno ha mai tracciato sostanzialmente, tanto che anche noi timidamente siamo partiti partendo dalla scuola di Rick Soardi e dai suoi allievi che sono stati numerosi e affezionati, e da lì abbiamo iniziato la ricerca di chi in paese ancora ci fosse e dipingesse, perché abbiamo recuperato anche opere di artisti non più viventi, ma che sono stati, hanno segnato e sono stati conosciuti, e poi in realtà abbiamo scoperto tanti altri artisti che hanno creato sorpresa alla gente del paese, perché l'artista non parla molto, l'artista fa, produce e quindi non è così scontato che si sappia che percorso abbia. Abbiamo quindi raccolto 27 artisti, abbiamo poi scoperto che ce ne sono anche altri e da qui partiremo nella prossima edizione, eventualmente se ci dovesse essere, per infoltire il gruppo e magari facendo dei tagli. Al momento abbiamo rappresentato due opere per ogni artista, raccontando un po' dell'esistenza e della partecipazione. Nel video che abbiamo montato, che di fatto è una sequenza fotografica, ha come intento la creazione di un archivio sostanzialmente, dove l'artista viene indicato con una fotografia di se stesso, un ritratto, qualche pensiero e qualche opera, in modo che nel tempo ci si possa ricondurre da questo documento ad altro, a un'evoluzione eventualmente di un altro progetto. Opere figurative, ma anche opere scultoree. Sì, infatti fra gli scultori appunto ci sono artisti che hanno prediletto il legno, nelle opere invece di ferro riciclato che abbiamo esposto si può notare come, diciamo, anche dal recupero dei materiali possono nascere opere d'arte interessantissime.